tramandata da generazione in generazione, ci sono stati i miei zii, i miei prozii, i nonni, i bisnonni, quindi tutti quanti, tutta la famiglia. E è aperto dal 1861, quindi con l'Unità d'Italia, e abbiamo deciso di portare avanti la tradizione perché è giusto, è quasi un dovere morale, oltre che un piacere, perché lo facciamo con entusiasmo e con piacere. Quindi anche le ricette delle nostre torte farinate vengano tramandate oralmente, perché andavano tramandate oralmente perché gli zii non volevano lasciare nulla di scritto, perché non si potesse poi, che qualcuno non potesse copiare le ricette segrete. Quindi quello che voi preparate oggi sono ancora le ricette? Assolutamente, assolutamente. Prima di lasciarci da soli, hanno appurato, accertato che noi le facessimo proprio così come andavano fatte, quindi viene tramandato tutto come facevano loro. Quindi. E anche il locale è rimasto tale quale, ancora come era nel 1861, quindi stesso forno a legna, stesso bancone, stesso tutto così. Cerchiamo di mantenere così il più possibile. È un salto nel tempo, ma la vostra posizione in Piazza Marsala, pochi passi dal teatro, ha fatto sì che questo luogo diventasse un po' una calamita per tanti. Sì. Chi c'è passato di qua? Tutti, tutti continuano a venire, anche tutti gli artisti, tutti i personaggi famosi, un po' perché siamo vicini ai teatri, ma poi quasi sorridendo sono loro che dicono a noi che siamo famosi, perché si passano la voce uno con l'altro dove andare a mangiare. Per iniziare dai primi famosi, che giusto si racconta che qua hanno mangiato sia Mazzini che Garibaldi, poi tutti i personaggi del teatro, e poi erano soliti venire a mangiare qua gli artisti genovesi più grandi, come De André, come Paolo Villaggio, erano qua di casa insieme a Tenco, Bindi, si sedevano sempre al solito tavolino. Dopo aver mangiato, imbracciavano la chitarra e iniziavano a suonare, facevano chiudere la porta ai miei zii, però la gente, visto che c'è una finestrella, li ascoltava, li spiava dalla finestrella. Se consigliare un piatto da assaggiare, una specialità imperdibile che voi avete e fate meglio degli altri, quale potrebbe essere? Io direi tutto, però la farinata sicuramente, perché la farinata... ma anche le nostre torte, perché sono fatte con la pesce in sera come si faceva un tempo, sono cotte sulla brace, e quindi abbiamo sia la torta di bietole con la pesce in sera, la torta di cipolle, la torta di riso, che secondo me sono da assaggiare, bisogna assaggiarle, io proprio le vendo proprio con entusiasmo perché vanno provate, così come anche le pere cotte nel forno a legna, sono un vero e proprio dolce, non sono semplici pere, e quindi queste cose sono buonissime, anche le pizze dal tegamino cotte sulla brace, sempre sono tutte particolarità genovesi che vanno provate. È un'ultima cosa che le chiedo invece, secondo lei qual è il segreto per fare una buona farinata? Sono tanti piccoli segreti, tanto deve essere un olio buono, la farina di ceci buona e italiana delle nostre, e quindi sono tante piccole accortezze, e poi il forno a legna. Forno a legna assolutamente, senza forno a legna non viene una buona farinata.